Buongiorno a tutti, sono Luciano Baragrazzolo, presidente di sezione del Consiglio di Stato. Sono qui a parlarvi dell'argomento che avrete nel programma, che sicuramente molti di voi avranno scaricato su quel letto. Il titolo è Area Euro, come vedete sulle mie spalle. Area Euro, mercantilismo e violazioni del trattato, che grosso modo vi faciliterà la comprensione di alcune cose, specialmente se siete persone che hanno seguito il discorso, no? il percorso logico che viene fatto sul sito di Alberto Bagnai. Anzi, adesso facciamo una introduzione informale. Quanti di voi sono qui a seguito del fatto che sono seguaci del... Voglio vedere le mani alzate senza timore, per cui automaticamente, poiché c'è questa schiacciante maggioranza di frequentatori del sito, siamo fra amici, da questo momento possiamo parlare come se fossimo... un'aula universitaria. Come se fosse, stavo per dire, infatti Bagnai avrà qualcosa da dire su questo punto, però possiamo più parlare, tanto fra di noi ce lo possiamo dire, come se fossimo sul blog e discutessimo in termini di commenti. Allora, faccio un'altra domanda. Quanti di voi sono o si considerano economisti? Alzate la mano, non abbiate timore. Uno, Guerrani non alza la mano perché è in fingardo. Però, insomma, che hanno come formazione l'economia. Ripetiamo il test. Insomma, qualcuno c'è. Però voglio fare un'altra domanda significativa: quanti di voi si considerano giuristi di formazione giuridica? Così pochi, di più, di alzate le mani. Va bene, comunque è un numero che almeno pareggia quello degli economisti. Quanti di voi si considerano almeno storici? Ah, Guerrani ha alzato la mano, sorpresa! Dopo che ci smarrono con tutte le formule americane, stai short e cose del genere, sui vari titoli, adesso si definisce, però è vero, effettivamente storia ne conosce troppo. Allora, va bene, allora, detto questo, il mio tema ha bisogno di un'altra piccola introduzione leggera, spero divertente, cioè non impegnativa, perché data l'ora dobbiamo carburare con la dovuta possibilità di reggere poi l'urto delle relazioni degli economisti, e quindi, e poi la parte finale è la mia, che non è tenera, e quindi volevo farvi vedere due cose. Allora, questo libro che voi vedete, con tutti gli annessi connessi, più questo che è, l'ho inserito perché è il Fiscal Compact, quindi ed è un testo non integrale. Quindi, allora, questo, tutto questo, non è un libro in cui c'è scritta una parola di commento e di illustrazione critica, è soltanto la raccolta non della normativa europea, ma di quello che può essere considerato l'insieme, il corpus dei trattati, cioè della Costituzione europea. Vi rendete conto? Sono 400 pagine, no, però guardate quanto è scritto piccolo. Allora, questo è una Costituzione, cioè questo sarebbe la bandiera dei popoli. Questa è la Costituzione italiana, io la uso molto, infatti è molto mal ridotta, che da lavoro la uso. Finisce qua, non è che tutto il resto sono note, storiche, modifiche, eccetera, però la Costituzione italiana è questa. Questa è la bandiera per noi. E allora, sempre in questa introduzione leggera, prima di parlare di cose pesanti, volevo ricordarvi che per poter evitare che noi veniamo schiacciati sotto questo, anzi che riusciamo a evitare di essere del tutto schiacciati sotto questo, perché in realtà non è che stiamo tanto bene sotto questo, dobbiamo fare quello che fecero due personaggi della storia che a me piacciono molto. E Guerrani probabilmente non li conosce bene perché lui si occupa di storia moderna, vero, contemporanea, medievale. Ah, perfetto, bene, allora ci potrei... assomiglia tantissimo al corpus delle leggi medievali. Ma tu conosci la lettera florentina, la lettera pisana, la lettera bolognensis? Sì.
Va bene, dopo ne parliamo. Allora, ci sono due personaggi, la faccio breve, però è carina questa cosa, che sono Flavio Claudio Giuliano, detto Giuliano l'Apostata, e Baruch Spinoza. Allora, l'Apostata fu definito tale in un... lui chiamò tutti i vescovi, lui succedette a Costanzo II, che era un imperatore, che era suo cugino, che aveva sterminato la sua famiglia e l'aveva rinchiuso in una villa in campagna con un vescovo ariano, perché la faccio breve, però insomma sono cose divertenti per chi è cultore della storia, e ne aveva fatto Flavio Claudio Giuliano, Giuliano l'Apostata, era un piccolo erudito, geniale, straordinario, sulle scritture di allora, cioè era bravissimo, tutti i vescovi erano contentissimi perché lo fece lui, perché aveva capito che essendo così bravo non lo facevano fuori, perché avevano sterminato davanti ai suoi occhi tutta la sua famiglia. Alla stessa maniera Baruch Spinoza nel campo talmudico eccetera eccetera di quel tipo di scritture era un prodigio, i rabbini lo volevano come il loro successore alla guida della comunità di Amsterdam perché era il più promettente degli allievi. Tutte e due poterono costruire quello che poi fu più o meno fortunatamente nelle loro vite, non molto, ma comunque più o meno fortunatamente il loro percorso, proprio perché conobbero molto bene le scritture del nemico, chiamiamolo così, o comunque di ciò che li opprimeva, o di ciò che opprimeva un'intera comunità. Quindi l'ottica in cui leggeremo, vi ricordo che lo dico per una nostra amica Sandra Moro. Allora, Manuel è una chicca, Spinoza non era un marrano, tecnicamente parlando, e per evitare di essere marrano emigrò come molti altri dal Portogallo. Piuttosto quello che accadde a Spinoza è di essere messo al bando e quindi di divenire quello che si dice kerem, cioè il bando, la scomunica che veniva fatta all'epoca, da non confondere col karamin, che era una semplice censura con ammonizione, secondo me, poi estinzione, kerem. Questo è così per capire, quindi uno è l'apostata, l'altro è kerem, cioè bandito. Allora, fatta questa piccola premessa, noi sappiamo quindi che un'altra chiave di lettura che vi do prima di immergermi nella parte più densa, diciamo, è quella di capire che le norme, cioè la premessa, quindi conseguente a quello che ho appena detto, è che se uno si andasse veramente a guardare le norme, l'insieme delle disposizioni di questa specie di, non so come dire, rompicapo, diciamo un termine molto soft, si renderebbe conto che, usando un termine tecnico giuridico molto sofisticato, c'è una governance europea che lo legge come gli pare. Non c'è nelle decisioni, nelle affermazioni e in tutto ciò che ci viene propinato, come al solito, nei titoli dei giornali e nelle dichiarazioni ufficiali, e ancora più nei titoli dei giornali, dichiarazioni ufficiali a termine dei vertici. Io quando sento parlare, non so, i comunicati della BCE o della Commissione, non c'è a una serena lettura che io vi invito in qualche maniera a procurare, non so, è un lavoraccio, d'altra parte vedremo poi come questo quagmire, come dicono, no? Questa palude fangosa è voluta in modo che si possa raccontare tutto quello che si vuole, e quindi si torni a una logica insita. Quello insita implicitamente, non dichiaratamente, perché la Costituzione è una dichiarazione di intenti di una comunità. Qua invece siamo di fronte a una dichiarazione non di intenti di una comunità, ma al raggiungimento di scopi impliciti di una comunità molto ristretta che ha scritto tutto questo e continua a scriverlo. Quindi su questo ce lo dobbiamo rammentare, e poi andremo a vedere come quali sono le conseguenze. Allora, il tema di cui parlerò, l'ho sprecato, quindi ho ragione, ho 11 minuti, non ce la farò mai, quindi io mi fermo, appena lui mi dice niente mi fermo, quindi, e anche se siamo sul più bello, sulla soluzione che possiamo uscire dall'euro, non finirò, ve lo dico subito, perché la prima cosa, io me ne sono estremamente ligio.
Allora, è diviso in due parti il tema. C'è un'analisi economica, che voi conoscerete benissimo perché siete frequentatori del sito, avete sicuramente proprio per questo fatto molte letture, o comunque vi piacerebbe e vi piace finora farlo. Vi segnalo che la prima parte di questo discorso, e lo faccio sintetico proprio per i famosi 11 minuti, che mi mancano, saranno 10, è che c'è una grossa discussione, ad esempio, su se debbano esserci meccanismi finanziari cosiddetti di salvataggio, cosiddetti firewalls, mediante plafond o mediante acquisti limitati, consentiti o non consentiti dalla cosiddetta mission, orribile termine che ormai mission, si tratta di scopi istituzionali. Allora, lo scopo istituzionale può soltanto essere quello che sta scritto in una norma che predetermina in base agli stati di diritto e quindi a quello che dovrebbe essere anche una comunità che riflette lo stato di diritto dai tempi della concezione di Montesquieu, quindi per forza tutti devono poter sapere qual è questa benedetta mission della BCE, no? Quindi non è possibile che ci raccontano un giorno sì e un giorno no che la BCE può o non può fare acquisti sul secondo mercato piuttosto che acquisti diretti. Gli acquisti diretti parrebbe che non li possa fare, ti dico parrebbe perché la lettera della norma, dopo la vedremo, sulla BCE, che poi ovviamente l'articolo 123 è famoso, poi viene riprodotto nello statuto BCE, adesso andrò a volo d'uccello perché poi chiunque sia interessato può andarsi a vedere queste norme, poi l'articolo in qualche media lo metterò a disposizione. Lascia la lettera della norma implicito che possa sicuramente intervenire sul mercato secondario, non c'è nessun ostacolo, il divieto non è espresso, ma non solo, ma può effettuare una serie di relazioni, diciamo, creditizio finanziarie che rientrano nelle tipiche tecniche delle banche centrali, rispetto a che cosa? Rispetto, e guardate che è clamoroso, rispetto agli istituti bancari o comunque assimilabili, anche pubblici. Quindi già questo ci potrebbe dire che noi abbiamo una cassa depositi e prestiti, abbiamo le PIN, prima che intervenisse la legge Amato bancaria, e quindi insomma prendetevi conto che la situazione non è quella che ci raccontano neanche sotto questo profilo, però c'è di più e noi lo vedremo. Allora, in sostanza, comunque, io quello che evidenzio nella prima parte di questa analisi economica è che non soltanto è ovvio, noi lo sappiamo, altrimenti Alberto poi mi bacchetta, il lender of last resort è inefficace perché si tratterebbe di una politica monetaria centralizzata che non sarebbe capace di sorreggere quello che l'economia reale fa emergere in base a un meccanismo che voi avrete ormai, diciamo, in un certo modo digerito, che è quello dei tassi di cambio reale, cioè i differenziali di inflazione che portano gli squilibri interni, le famose asimmetrie di cui parla De Grow. Però rimane il fatto che ci dicono pure che neanche il lender of last resort potrebbe fare la BCE, e abbiamo visto che normativamente, anche sul piano proprio letterale, non è vero. Poi sul piano sistematico sono novità clamorose che confermeranno quella ipotesi che vi ho detto, che la leggono come gli pare, la legge fondamentale della comunità europea. Però volevo ricordare una cosa su cui io insisto anche nei vari confronti che ho avuto con Alberto, è che è questo. Grazie a un noto economista, Willem Buiter, è stato identificato quello che si chiama il non-inflationary loss absorbing capacity. Cioè, sostanzialmente, quanta moneta praticamente può essere emanata a livello di una banca centrale, emessa a livello della banca centrale, senza causare inflazione. Adesso non mi saltate addosso perché questo possa o non implicare l'accettazione della teoria quantitativa della moneta, non mi interessa questo. Diciamo che a livello empirico esiste una forte componente, tuttora Buiter, che attribuisce alla quantità di moneta emessa un certo effetto inflazionario, non molto forte, non c'è un'elasticità molto forte, perché mi pare che sia, una volta lui con grande precisione, io vi consiglio di andare a vedere l'articolo di Buiter, che tra l'altro è stato pubblicato agli atti
del convegno per Federico Caffè. Non so chi ci fosse, non so se ci fosse. Federico Caffè Lecture, esatto. La Facoltà di Economia della Sapienza di Roma. E il titolo è The Debt of Nation Revisited, The Central Bank as a Quasi-Fiscal Player. Questo è interessantissimo come titolo, e infatti comunque insomma lui enumera quali sono i vari meccanismi e le operazioni tipiche di una banca centrale che consentono a questa banca centrale di operare in maniera tale da avere dei profitti finanziari. Ricordiamoci sempre che plusvalenze ne fa tantissime, agendo come lender of last resort, ma ha tutta un'altra serie di operazioni sulle quali non vi dirò nulla perché ho 5 minuti. Detto questo, noi tutti sappiamo, e qui proprio lo dico tracciante, che la Germania è un po' come di quelle cose acquisite, no? La Germania ha fatto in qualche maniera una strategia che non solo è anticooperativa, ma è deliberata, perché non poteva che rispondere a intenzionalità, e che è di svaluazione reale, deflazione competitiva dei tassi di cambio reale, insomma è una cosa che può essere definita in vari modi, ma si tratta del fatto che ha cercato attraverso le riforme Hartz di acquisire un vantaggio unilateralmente, al di fuori di una giustificazione nel ciclo economico, nel senso che nessuno lo costringeva. È stato un atto deliberato in cui si è pianificato di raggiungere un certo effetto, sapendo che questo effetto avrebbe portato un vantaggio in termini non solo di export, questo è importante, ma anche di maggiore resistenza del loro sistema, di cui veniva compressa la domanda interna, alle importazioni, perché quello che importa, scusate il gioco di parole, è l'export netto alla fine, no? per la crescita. Quindi noi sappiamo che ha fatto questo. Allora, quindi salterò tutta questa analisi che poi gli economisti sapranno fare molto meglio di me, ovviamente, e andremo direttamente a vedere cosa significa questo in termini. Non riuscirò, il tempo non me lo consente, di leggervi le norme, però vi dico che praticamente la Germania, con questa specifica strategia politica ed economica, che ha una tradizione per loro, diciamo, no? Pluridecennali, risale probabilmente nella forma attuale alla reazione alla crisi del 29 a Weimar. Beh, comunque ha violato tutta una serie di norme, ve le dico in ordine: l'articolo 107 paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione, che riguarda l'aspetto della fiscalizzazione indiretta dei costi d'impresa che è realizzato mediante le misure di welfare, che sono di welfare del lavoro, che sono accoppiate alle riforme Hartz. Quindi riduzione dei costi delle imprese nazionali, perché riguarda la disoccupazione nazionale, la sottoccupazione nazionale, l'aiuto e il sostegno ai redditi nazionali, quindi finisce solo a chi è residente, e in questo sta la violazione del divieto dei diritti. È inutile che ci giochiamo intorno, ma perché in Italia non c'è nessuno che è capace di sostenere una cosa del genere in sede europea, quando a noi ci fanno le bucce su ogni più piccola violazione riguardante aspetti spesso secondari di legislazione in cui quasi involontariamente si finisce per incorrere negli strati della Commissione ai sensi di questo sesto articolo 107? Ma vi dirò di più, ha violato pure un'altra norma, e cioè o meglio ha violato, qua c'è proprio un meccanismo. L'articolo 107 è lo stesso, quello che vede agli aiuti di Stato, che la riforma Hartz indirettamente ma indubbiamente raggiunge, ha un terzo paragrafo fondamentale che dice quando sono consentiti gli aiuti di Stato. E andate a vedervi le condizioni, alcune sono interessantissime, perché teoricamente in congiuntura, molto, in grave ipotesi congiunturale, cioè una grave crisi economica, io devo poterli fare. Quando devo tutelare beni primari riconosciuti comuni dalla Costituzione, insomma adesso non andiamo all'analisi di questo che più ordinamente ci porta lontano, ma ad esempio per i beni culturali, cioè mi crolla Pompei, Ercolano, il Colosseo, gli Uffizi, io devo poter fare aiuti di Stato, cioè devo poter avere un certo livello di intervento. Tutto questo è sterilizzato, cioè impedito, perché è matematicamente, è un fatto aritmetico, non matematico, ma aritmetico, più o meno, è impedito dal fiscal compact.
non si sono, cioè no, ci sono resi conto, ci sono ben resi conto, è un minuto, la parola di un computer è finita. Mi consentite di sforare 3 minuti per finire il discorso rispetto ai 10 minuti delle cose, no? degli interventi? Perché devo arrivare poi alla parte in cui noi potremmo fare una risposta rispetto a tutte queste violazioni, no? Il fiscal compact, insomma, sterilizza, contrasta, cozza direttamente, si dice, con questa fondamentale clausola di sicurezza che sta all'interno del trattato. Ma ce n'è un'altra ancora, che è quella per cui l'articolo 34, sempre del testo del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Quindi noi sappiamo che ci è piaciuto tantissimo leggere Bagnai, cioè, Dixit, le forme ARS hanno effetti isomorfi a restrizione delle importazioni, cioè il gioco sui tassi di cambio reale in sostanza. Ma ci sta molto di peggio rispetto a tutto questo, perché queste le possiamo imputare a meccanismi che fanno capo, che sono l'inizio dell'onda, diciamo, dell'attività, della linea politica economica che ha tenuto la Germania. Ma la Commissione pecca per omissione in maniera clamorosa. Allora ve ne dico alcune. L'articolo 5, quindi una delle norme importanti, che entro all'inizio, dovrebbero essere i principi informatori, come si dice in diritto, no? Si dice che gli Stati membri, sempre del TUFUE, sempre del Trattato sul funzionamento, che gli articolo 5, gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche. Il Consiglio dei Ministri, cioè quando si riuniscono tutti questi, dovrebbero coordinarsi la stabilità economica dall'inizio, quindi non parliamo, e poi questa è una norma riduttiva di massi, quindi sono 20 anni che noi aspettiamo che questi escano fuori, questi sono gli indirizzi precisi per coordinare e non farci concorrenza tra di noi, perché questo è lo spirito, vedremo poi dopo, ineluttabile, consustanziale, qualcuno lo dirà meglio di me, comunque consustanziale del trattato, cioè si chiama la causa dal punto di vista giuridico. Si vede che non vai spesso in chiesa, eh? È vero, ma rimedieremo, ci metteremo un saio, io e te andremo in ginocchio sul freddo marmo. L'Unione prende le misure necessarie per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali. Avete visto traccia di coordinamento delle politiche occupazionali di derivazione europea? Mi pare che invece c'è stato un coordinamento delle politiche disoccupazionali in Europa. E nonché l'Unione può prendere iniziative quando ad esempio la situazione della disoccupazione è molto evidente, macroscopicamente negativa, per il coordinamento delle politiche sociali. Stiamo ancora aspettando. Dove sia finito tutto questo, lo potete immaginare, non c'è stato. A un certo punto si sveglia Laszlo Andor, il commissario agli affari sociali, l'attuale commissario, e dice ai tedeschi: le vostre politiche di dumping salariale hanno contribuito alla crisi euro, non è tutta colpa della DIN. La Commissione intende verificare la politica economica degli Stati, anche del passato, e per fare questo ha in mano i mezzi necessari per procedere contro gli Stati che non fanno nulla contro gli squilibri della zona euro. Evoluzione. La Germania tuttavia deve porre a se stessa la domanda, questa è la dichiarazione ufficiale di Andor. La Germania deve porre a se stessa la domanda se nell'Unione Europea intende procedere secondo il motto in Europa non siamo tutti uguali. E infatti Orwell parlava proprio dei PIGS, che sono tutti uguali, tranne i PIGS, che invece però era inverso il significato di PIGS, se ricordate The Animal Farm. La Merkel gli ha risposto diplomaticamente, non se ne parla proprio. Noi non abbiamo intenzione di cambiare, e la nostra politica salariale non può essere toccata, quindi di fatto so che gli hanno fatto elargizioni, per cui si sono accorti che con la correzione di espansione della domanda interna la potevano fare, e hanno per la prima volta, credo da quando ci sta Maastricht, hanno concesso in sede contrattuale, hanno autorizzato su alcuni settori, quelli gli esportatori, quelli capital intensi sostanzialmente, aumenti salariali superiori al tasso di inflazione, nonché al pubblico impiego che in Germania percentualmente è un
punto 0,1, cioè un decimale punto superiore al ratio di impiego, di pubblico impiego rispetto alla popolazione attiva italiana, insomma, la spesa pubblica improduttiva. Cioè Germania la fa pizzico, ma comunque la fa pizzico più di noi. Comunque, detto questo, siccome ho strafinito, vi dico soltanto come potremmo fare. Ricorderete, allora a questo punto, se io violo norme, cioè lettera e spirito dei trattati, devo poter avere una tutela, no? E su questo, rapidamente andando nella conclusione, che però in realtà sarà più importante, però, abbiamo dei mezzi legali di uscita. Allora, voi ricorderete che un professore di filosofia del diritto, penso di Genova, il professor Becchi, aveva ipotizzato di partire dall'articolo 50 del cosiddetto TUFUE, cioè sempre il solito trattato sul funzionamento, che è un testo consolidato dopo Lisbona dei vari testi europei. Però quella procedura dell'articolo 50 riguarda l'ipotesi di recesso puro, cioè decisione politica pura, non collegata a quello che si chiama la corrispettività e il sinallagma, cioè l'equilibrio di controprestazioni e di interessi paritari che le parti devono avere nella deriva del trattato internazionale. Cioè io decido di uscire, allora a quel punto si applica questo benedetto articolo 50 che mi consente di uscire dal trattato seguendo una procedura che dura dai 2-3 anni. Voi immaginate dal punto di vista dell'uscita dall'UEM, cioè una questione di cambio di moneta, e sicuramente è impraticabile l'articolo 50. Ed è chiaramente una norma speciale, ma non perché è una norma di un trattato, perché tutte le norme dei trattati sono un diritto speciale dal punto di vista del diritto internazionale. Non perché non solo è speciale perché sta in un trattato, ma è speciale pure rispetto alle clausole di prassi del trattato, perché i recessi unilaterali dai contratti che hanno, dai trattati che hanno una lunga durata o non hanno termine finale, irreversibile, no? E che praticamente hanno un oggetto così pesante sugli interessi dedotti, si dice, no? Dallo Stato che aderisce. Beh, insomma, normalmente sono previsti dei recessi piuttosto elastici, piuttosto si fa uno, si mette, dai 6 mesi di preavviso, esci, tutto. Il Parlamento delibera e si esce. Non c'è tutta questa storia, per cui addirittura può essere negato in alcuni casi il recesso dall'UE, cioè viene messo in sospensione dietro, insomma, perché d'asino dietro il banco, una certa periodo di un anno e mezzo. Adesso vedrete, la procedura è demenziale. Però quello invece che noi ci troviamo di fronte, visto che abbiamo definito rapidamente, ma poi metterò a disposizione l'intero articolo, il conglomerato, si può dire, no? Si tratterebbe di continuazione, no? Sì, la continuazione del reato, cioè sono tanti le violazioni che ha fatto la Germania, ed è perfettamente sostenibile dal punto di vista giuridico ed economico. E sarebbe da sostenere, perché fa parte dell'interesse della nazione nostra. È invece un altro tipo di recesso, non questo qua, che è il recesso volontario, tout court, secco, è il recesso che viene previsto come dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che è ricognitiva del diritto internazionale generale consuetudinario, che è il vero diritto internazionale generale, cioè quello forte. Nel diritto internazionale c'è un'inversione, mentre nel diritto interno la consuetudine integra le fonti formali, nel diritto internazionale il diritto consuetudinario è quello vero, è quello chiaramente perché i rapporti di forza regolano, infatti l'abbiamo visto, i rapporti di forza sono, continua a avere un minuto, magia! Ho fregato pure il monitor delle domande. Insomma, noi abbiamo vari mezzi, ovviamente, per cui esistono due clausole. Una è quella dell'articolo 60, e qui i giuristi sarà la riproduzione di ciò che è previsto in qualsiasi ordinamento interno, cioè la famosa clausola inadimplendi, non est adimplendi, e quindi io posso dedurre la violazione della controparte e chiedere di risolvere il vincolo, quindi non è affatto definitivo, irrisolvibile, irrinunciabile, ma è risolvibile. La seconda è un'altra. Se io arrivo a creare dei meccanismi senza bisogno di pecularmi nel dire tu c'hai colpa, anche se poi i tedeschi hanno giudici danno delle colpe, non ho capito perché noi non potremmo replicargli che con delle analisi di fatto
economiche abbastanza serie, che loro hanno delle colpe. L'altro principio è la clausola rebus sic stantibus, che i tedeschi chiamano la teoria delle Voraussetzungen, cioè del Geschäftsgrundlage, cioè la teoria, il presupposto essenziale del trattato, del contratto, del negozio, Geschäft. Quindi, se a un certo punto io sapevo che dovevo entrare per cooperare, per diventare più ricco, per il benessere del mio popolo, e invece mi ritrovo che tu non cooperi e il mio popolo si è impoverito, io posso richiamare che i meccanismi concreti della governance di questo trattato, di questa comunità diciamo, che si è creata, hanno mutato, hanno inadempiuto alla condizione implicita essenziale, cioè io senza l'adempimento di quella condizione giammai sarei entrato lì dentro, a meno che non fossi pazzo o non avessi strani oscuri interessi rispetto a quelli delle mie nazioni, ovviamente. Però, detto questo, tanto è vero che esiste una condizione implicita essenziale, quindi questa Voraussetzung del trattato, che noi la ritroviamo pari pari nell'articolo 11 della Costituzione. Se voi la vedete in questi termini, c'è scritto nell'articolo 11 della Costituzione, seconda parte, che noi consentiamo, noi italiani, l'Italia, condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie, quindi funzionali, in quanto siano volte alla pace e alla giustizia tra le nazioni. Quindi si presuppone, e viene presa in esame la pace perché è stata scritta nel 47, non nel 48, entra in vigore, no? È stata scritta quando la pace era il concetto omnicomprensivo di benessere. Quindi nella pace per contenuto minore ci sta anche il benessere, quindi potremmo tranquillamente leggerla perché è un understatement, no? Se ci sia giustizia, quindi equa distribuzione delle risorse, e ci sia benessere tra le nazioni. Questa è la condizione, il Voraussetzung di questa adesione all'UEM. Se viene meno, noi possiamo invocare le norme generali del diritto dei trattati della Convenzione di Vienna, che anche se non richiamate, sono considerate in queste clausole essenziali, cioè proprio quelle che consentono di liberarsi dal vincolo, in base alla giurisprudenza univoca delle corti di diritto internazionali, sono ascritte al cosiddetto jus cogens, cioè nessun trattato può impedire l'utilizzazione di questi mezzi e nella parte in cui lo espliciti che lo vuole impedire è nullo. Per cui non ci venisse a raccontare a Talì che noi l'abbiamo taciuto sulla possibilità di uscire dal trattato, dall'UEM, perché volevamo rendere difficile il percorso di uscire, perché questa è la missione di aver voluto, o comunque teso, sempre teso, alla nullità del trattato laddove fosse interpretato nel senso di contrastare lo jus cogens e quindi la risolubilità del vincolo. Grazie.